Un teatro Goldoni tutto esaurito e un testimonial d'eccezione, Luca Toni, hanno accolto ieri sera a Firenze la versione italiana dello spettacolo della drammaturga inglese Nell Dunn, Cancer Tales, storie di donna e malattia. La pièce, giocata sul racconto al femminile di 7 esperienze diverse, unite dalla presa di coscienza della malattia, è stato organizzato in favore di FILE, la Fondazione Italiana di Leniterapia attiva nel settore delle cure palliative, che finalizzerà i proventi della serata alla realizzazione di un punto di ascolto telefonico per dare orientamento e sostegno psicologico e sociale a persone in fase avanzata di malattia inguaribile e ai loro familiari. Gli obiettivi di questa iniziativa sono duplici. Il primo obiettivo è sicuramente una raccolta fondi, perché noi abbiamo bisogno di molti fondi per portare avanti i nostri progetti, ma l'obiettivo forse prioritario per cui così mi sono impegnata in questa messa in scena è un obiettivo di education, ovvero di formazione e di educazione per la società civile da un lato e anche per gli operatori che lavorano in cure palliative su delle tematiche che sono così scottanti come quelle della malattia, e della malattia oncologica in questo caso, e del morire. A dare vita allo spettacolo diretto dal regista Pietro Di Pietro, un pool di bravissime dilettanti, determinate per una nobile causa a calcare il palcoscenico per un giorno. È stato un entrare in una emotività fortissima, riuscire a capire effettivamente cosa provano le persone. Casualmente io ho avuto delle amiche che hanno avuto per l'appunto problemi al seno come il mio personaggio Rosa, e questo mi ha fatto capire dove trovano la forza. Quindi è stata un'esperienza molto forte, molto intensa, e sono felice di averlo fatto per Donatella e per il file, perché effettivamente la qualità della vita deve arrivare fino in fondo. Quindi non solo aiutare gli altri, poi per una cosa giusta, perché verrà attivata una linea telefonica, grazie ai denari di stasera, alle persone che verranno a sentirci, ma è stato anche un modo per entrare dentro un dolore, una malattia che purtroppo ancora è devastante. Tra i nomi, tutti fiorentini, la psicologa Giovanna Peirano Franchi, l'architetto Fabrizia Scasselati, la direttrice del Museo del Bargello Beatrice Paolozzi Strozzi, la studentessa Virginia Napoleone e anche Angela Terzani Staude, moglie del giornalista scrittore Tiziano Terzani, che ha rintracciato nell'interpretazione affidatale una parte della propria esperienza. Io ho un personaggio che è quello di Giovanna, di una donna molto semplice calabrese che ha un figlio di 28 anni che si ammala e muore. Allora poi per me è stato interessante vedere che una donna, venendo veramente dall'istinto di madre, sincero, autentico, e lui, mio marito Tiziano, che veniva con altrettanta sincerità dall'istinto di un uomo che deve cogliere il significato della vita con la mente, con l'intelligenza, arrivano tutti e due alla stessa conclusione e sono estremamente sereni e comunicano questa serenità agli altri. Nell'insolito cast incorniciato nella scenografia di specchi in omaggio a Enrico Bai, anche un'attrice professionista, la popolarissima Maria Cassi. Queste sono Cancer Tales, sono tutte storie appunto di persone che hanno avuto il cancro, quindi tutte persone che hanno comunque attraversato un'esperienza drammatica, in qualche maniera un'esperienza di dolore. E quindi leggere, comunque interpretare, sono una coppia di due donne che si sono amate fino alla fine, in qualche maniera, perché una di loro appunto è morta, e quindi è una cosa molto toccante, molto commovente, molto bella e molto piacevole da parte mia poterla leggere, perlomeno interpretare anche per una sera. Unica presenza maschile prevista dal copione, quella del presidente della provincia di Firenze, Matteo Renzi, che ha prestato la sua voce all'interpretazione del ruolo delle istituzioni. Io credo che sia una cosa molto importante la possibilità che viene dalla serata di oggi per dare un segnale bello di speranza, ma anche di attenzione e soprattutto di coinvolgimento rispetto a una malattia, il cancro, che è una malattia che colpisce di fatto tante storie, tante famiglie, vorrei dire quasi tutte le famiglie.
E allora questa iniziativa, a prescindere dal fatto che sia raccontata al femminile, è comunque un bel cazzotto nello stomaco, ma anche una occasione di speranza, di cui sono molto grato a Donatella Carmi Bartolozzi per avermi in qualche misura coinvolto.